Rieccoci cari amici social follower dal vostro Deluxe. Come vedete dall'immagine di video copertina, quest'oggi, ovviamente il video che sto pre-registrando, parliamo della dinastia, della tridinastia Maldini, Cesare, Paolo e Daniel Maldini. Ovviamente se parliamo di Cesare, magari io ne conosco poco perché comunque sono un classe 94, quindi diciamo che le mie conoscenze top sono Paolo Maldini, quel grande Milan, e ora Daniel che si sta, diciamo, dando da fare. Cesare comunque sentendo anche in filmati, dichiarazioni di protagonisti dell'epoca che si è contraddistinto molto nel Milan, come anche la parentesi nazionale. Paolo Maldini, beh, insomma, già nome e cognome dice tutto, perché aveva con sé allenatori, giocatori, dirigenti, gestione della società ad hoc, al top, cosa che al contrario non c'è oggi con un vero e proprio tracollo, con Jerry Cardinale, Furlani e soprattutto uno Zlatan Ibrahimovic che, lasciatemi passare il termine, non se ne frega niente, pensa solo ai suoi interessi. Ora per giunta la notizia che si aprirà un ristorante a Milano, credo che abbia fatto inferocire non poco i tifosi, tra cui anche io, seppur sia qui a molta distanza a seguire il Milan attraverso i media, televisione, notizie. E diciamo che in tutto questo tram tram di una società che attualmente non va assolutamente, specialmente poi se vediamo il rendimento tra campionato e coppa, non ne parliamo nemmeno, con due sconfitte su due partite, praticamente con delle scelte sbagliate fatte sin dal principio, cosa che tutti i tifosi, compreso me medesimo, non abbiamo mai accettato di buon grado e non ci hanno voluto mai ascoltare. Loro società del rilascio di Paolo Maldini e di Massara, coppia che stava andando abbastanza bene con Pioli in panchina, e invece oggi ci ritroviamo con un pugno di mosche. Ma tornando alla dinastia Milan, il futuro speriamo che sia roseo, con Daniel che appunto si sta facendo le ossa e le esperienze in altre squadre prima, speriamo di riaverlo nel Milan, ma appunto dovrebbe cambiare la gestione della società, quindi tutto l'organigramma, perché è una società di nome AC Milan, ha ben altre aspettative, soprattutto come anche se diciamo Inter o Juventus o altre piazze importanti in Italia e all'estero che hanno mete più meritevoli. Ovviamente poi in base a quello che produce, in base a quello che fa in campo,
poi quali saranno i risultati. E niente, ovviamente i tempi di prima si sa molto difficile che torni, anche perché c'è stato amante poi dalla presidenza Berlusconi, Dio Silvio sappiamo non c'è più, che dire, speriamo in cambiamenti di costanza, di risultati, speriamo anche di società, perché davvero si stanno facendo figure deplorevoli. Bene, noi ci becchiamo nei prossimi appuntamenti, quindi sulle solite piattaforme, WhatsApp, di Stato, Facebook, post, stories, Instagram, anche lì con reel, post e quant'altro. E ricordo che il nostro SIN si sta facendo valere anche in questo torneo di esibizione in Arabia Saudita. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao!